se al Comune di Grottacarate esiste una direzione generale per l'integrità, trasparenza e semplificazione delle azioni amministrative e o una trasparenza e semplificazione delle azioni amministrative, se il Comune di Grottacarate è a conoscenza degli obblighi della pubblica amministrazione previsti dal decreto legislativo 33 del 2013 e dettagliatamente specificati nell'allegato 1 obblighi alla pubblicazione, alla delibera ANAC numero 50 del 2013. Se nel comune di Grottacarate esiste un regolamento, una circolare in materia di accordo di accesso civico, vedi Comune di Roma, protocollo 4801 del 13 marzo 2014, necessario per i seguenti adempimenti: di chiedere un atto a un protocollo pubblico, non segretato, che non è stato pubblicato, richiedendone anche il motivo della mancata pubblicazione, impegnare l'amministrazione a indicare la data in cui, in relazione alla vigente normativa, l'atto richiesto sarà pubblicato. Se il Comune di Grottacarate è a conoscenza che il responsabile della trasparenza è tenuto, ai sensi del comma 6 articolo 5 del decreto istitutivo numero 33 del 2013, in relazione alla loro gravità, segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione prevista dalla normativa vigente. All'ufficio disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del provvedimento disciplinare, al vertice politico dell'amministrazione, all'organo indipendente di valutazione e dall'ANAC per le altre forme di responsabilità. Firmato il consigliere Maurizio Scattecchia. Leggo la risposta a firma del sindaco Bertone Fontana, interrogazione e risposta scritta del 14 ottobre, trasparenza e anticorruzione. Ai sensi della deliberazione del commissario straordinario adottata con il potere del Consiglio Comunale 8 dell'8 agosto 2014, il responsabile della trasparenza del Comune di Grottacarate è il segretario generale. Con lo stesso atto veniva approvato il programma triennale per l'integrità e trasparenza 2013-2015, al cui interno è possibile rinvenire le risposte ai successivi quesiti posti nell'interrogazione. Poiché prossima la scadenza del triennio di vigenza del programma, ai sensi dell'articolo 2 è possibile un aggiornamento dello stesso. Ed è stato allegato, penso, nella risposta consigliere Scarpeggia, quindi la conferma, è stata allegata l'approvazione del programma triennale per l'integrità e trasparenza 2013-2015. Prego. La risposta mi è arrivata ieri, non abbiamo potuto approfondire. Siamo comunque parzialmente soddisfatti. Grazie Presidente.